l'unica Lazio che è riuscita a fare meglio di questa di Pioli appunto è quella di Sven-Goran Eriksson della stagione 98-99, che arrivò a 9 vittorie. E invece un altro dato curioso è che abbiamo già superato i punti della coppia Petrovic-Reja dello scorso anno. La Lazio fece 56 punti e quest'anno già siamo a 58, e quindi già poi nella stessa giornata abbiamo 16 punti più rispetto alla stagione passata. E è importante pure il fatto che abbiamo, con le 4 reti di ieri, siamo il primo attacco della Serie A, la terza miglior difesa, e un numero che poi è quello più importante, sono 6 giocatori della Lazio che hanno segnato almeno 7 reti, che sono Klose, Felipe Anderson, Mauri Parolo, Georgievic e Candreva. Questo è un dato importante, perché nessuna squadra in Europa, nemmeno tra i top club, è riuscita a fare meglio, a avere tutti questi giocatori sopra le 7 reti. Più che altro il dato che erano un po' di numeretti, insomma. I numeri che mi hanno più impressionato ieri sera, mentre vedevo una nota trasmissione televisiva, la classifica dal 1 gennaio 2015, dove vede Juventus e Lazio prime in questa classifica del nuovo anno, con lo stesso punteggio, poi a seguire il Torino. Quindi cioè, se il campionato fosse iniziato il primo di gennaio, saremmo primi al pari della Juve, che comunque ha ucciso il campionato da quasi un mese. Sì, ha avuto un rendimento costante dall'inizio alla fine, tranne qualche passo falso che gli è capitato col Genoa appunto sabato con il Parma. A conforto di quello che dicevi proprio te adesso, infatti un altro dato sempre numerico, che il 9 febbraio, dopo che abbiamo perso in casa col Genoa, la Lazio era sesta con 34 punti e stavamo a 12 punti dalla Roma. Pensa 62 giorni dopo dove ci ritroviamo adesso, per capire la crescita della Lazio appunto. Bene, detti i numeri che lasciano il tempo che trovano e comunque sono importanti. Andrea, tatticamente la Lazio di ieri, parlaci un po'. Sì, la cosa che risalta di più è che non si soffre. Si soffre poco. Mai visto nella storia della Lazio una squadra che non soffre. Logicamente è una squadra che gioca bene, ma è anche una squadra, l'Empoli, che gioca molto, come dire, bene ma amatoriale, nel senso è molto leggibile come squadra, e in questo il mister sta facendo la differenza dall'inizio anno. E poi, se hai giocatori di qualità e sblocchi una partita che potrebbe essere complicata, ma dopo 4 minuti sei in vantaggio, è tutto più facile, tutto in discesa. E la cosa che mi ha colpito di più è che è una squadra che sull'1-0 ha cercato subito il secondo, cercava anche il terzo, aveva fatto anche il quarto annullato per fuorigioco, è entrata in campo al secondo tempo non contenendo ma aggredendo. Infatti il quarto gol è nato da un pressing di Klose sull'ultimo uomo loro, tra parentesi ancora per me il migliore in campo pure il tedesco. Voce di ieri sembrerebbe comunque... Avremo tempo adesso per la tua gioia di fare le pagelle, quindi sì. Preparati, attieniti i commenti. No, ho preso 3 caffè prima di venire. Comunque Andrea, sembra sempre più vicina la conferma di Miro per un'altra stagione. Se volete mettere i dubbi, non lo so. Magari. Anche come qualsiasi cosa può fare Miro nella Lazio. Anzi, piccola curiosità, il suo figlio, uno dei suoi figli gemelli, ha colpito nel derby della loro categoria, credo abbia vinto 4-2. Sì, ha esultato alla divertente la foto che ho visto alla Miro, e è stato anche perché sono identici. Bene, allora scusa, mio figlio invece 9-0, però ha esultato come il papà. Allora, visto che visto che facciamo così, Cogli Albani caccia 5 under 21, è tornata la vittoria, abbiamo vinto 5-2 contro il Villarreal. È partita, diciamo, le cose a vanvera. In offerta al supermercato sotto casa mia ci sono i fazzoletti a 1 euro, prendete l'occasione al volo.
Bene, dopo questo momento ludico passiamo alle famose pagelle di Marco e Gianfranco, cosa che Andrea ama proprio, non vede l'ora proprio. Ma adesso quando sto in studio, sta a casa, quindi vi placherò. Non, voi non ci, in questo momento non potete vederci, ma ci sta minacciando con un asse di legno, quindi dobbiamo essere per forza molto brevi. Anna, perdonami, ma prima di iniziare le pagelle abbiamo salutato... Salutiamo Riccardo, sì, è presente qua con noi e come sempre, come in tutte queste puntate, ci ha accompagnato al microfono. Sì, sì. Il microfono nero, questo è il suo classico microfono a postazione. È un Riccardo silente, però è qui con noi. Poi dopo magari avremo modo pure di magari fare una foto e metterla sulla pagina. Partiamo. Un abbraccio, Ric. Dopo, dopo lo sentiamo. Non andare a dormire come sempre con le galline. Aspetta che ti chiamiamo. Anche perché c'è da celebrare qualche cosa. Comunque, quindi devi rimanere non sveglio. Non abbiamo parlato per niente. Diciamo, io sono lo sponsor dei 27.000 ogni partita. Purtroppo ieri avete addirittura quasi raddoppiato l'obiettivo. Tutti questi piccoli aspetti ancora non li abbiamo toccati, ma sicuramente... Sì, comunque, vabbè, a parte i scherzi, è stata una bella cornice di pubblico. Importante, gli assenti sì. Erano pochi. Ma io infatti sto uno cercando... sta qua. Io sto cercando di mantenere la tua linea, ecco perché non mi presento. Perché... Ma non ce la fa perché ce l'ha mandato papà e sorella, quindi hai rovinato la media. Esattamente. Per dare adito al tuo appello io infatti, lo seguo e quindi... Io non so se me lo permettete per ringraziare tutti quelli che... Diciamo la quantità e per aver visto lo stadio pieno di contattare uno di questi presenti per le sue sensazioni. Avremo più là. Sì. Dopo sicuramente avremo i vari interventi telefonici. Andrea sta facendo di tutto e non faccio fare le pagelle, cioè sì, cambia no, discorso, ma fatto di modo. Assoluto le fa lui, assoluto. Ma no? Lui partecipa per forza. Se le faccio io praticamente sono già finite. Ok. Bene, partiamo subito Marco. Allora con le pagelle facciamole brevi, così almeno andiamo avanti pure con gli interventi telefonici. Partiamo subito da Beriscia, vai. Beriscia gli diamo un 6, diciamo è stato impegnato poco o nulla, continua in questa sua crescita di concentrazione, degno sostituto di Marchetti, speriamo che non verrà impegnato più di tanto nella fine Coppa Italia, e se verrà impegnato che si esaltino le sue doti. Beriscia è un portiere, buon portiere, non è uno portiere scarso. Poi ieri sul 4-0 ha fatto 2-3 interventi, uno su Maccarone, un altro che era su Saponara mi sembra, e ha fatto belli interventi, pure è andato giù bene nonostante l'altezza su una deviazione, su un tiro deviato, sempre dopo sul 4-0, insomma si è fatto trovare pronto ieri, quindi per me è 7. Sì, sono d'accordo con Marco col 6. Praticamente niente sbavature. Secondo tempo proprio quella parata che dice Gianfranco, difficilissima all'angoletto, bassa per un portiere alto come lui, è la conferma che non gioca perché è albanese come il direttore sportivo, ma perché ha dei meriti. Perfetto, 7 pure per me. Ha esultato anche lui al quarto gol, quindi anche Marchetti insegna. Certo. 7. Marchetti giudicato molte volte in queste partite per le esultanze, visto che non faceva nemmeno una vorrei parata. Fare le pagelle alla Zigliani, ma ci sto lavorando. Giornalista di Mediaset. No, la concorrenza. Dai. Vabbè, quella è televisiva però. Comunque, alla fine della pagella lui dà sempre un aggettivo per me sicuro. Bene. Beriscia, allora io lo scrivo, Beriscia sicuro. Adesso vengono tutti spontanei perché non l'ho preparato. Certo, è meglio, sono cose migliori. Allora, quindi passiamo dall'Albania al Belgio. Vai con Pedro Cavanda, Marco. È un altro giocatore al Cavanda che conosciamo dalle scorse stagioni. Sempre più attento, e poi i primi due gol sono nati da due suoi gioielli. Naturalmente il giocatore ha ancora margini di miglioramento, però
già adesso è un degno e giusto sostituto di Basta. Io gli do 7. Sì, beh, c'è da dire che il gesto più bello per quanto riguarda la partita di Pedro Cavanda è stato quando proprio sul gol Klose è andato a abbracciarlo. Ci sono delle belle foto, infatti alcune sono pure sulla nostra pagina Facebook. Partita con i due assist e poi non solo quello, impegno, precisione, un po' tutto quanto, un piccolo neo sull'ammonizione essendo già... E essendo in lista tra i diffidati, quello è l'unico neo. Io gli do un 7 e mezzo. Sì, non sono un suo grande ammiratore, ho sempre paura di alcuni sbagli che fa, però ha il grande merito di collezionare due assist al bacio perfetti, che cose che non si vedono in Serie A, soprattutto non si vedono da, in casa Lazio da un po' d'anni. Sì, va bene, non ha, quei soliti errori suoi non l'ha fatti. Io non sono d'accordo con l'ammunizione, per me ha fatto bene. Rientra Basta e sconta sta squalifica. Anche lui azzera le ammunizioni, visto che ci aspetta un tour de force. E in crescita. In crescita, ah, questa era la parte. Sì, questa è la parte alla Zigliani, sosia Sperna. Bene, Marco, allora il turno di De Vrij. E De Vrij, penso il solito monumentale fenomeno olandese, solita prestazione di sicurezza, ormai ne abbiamo dette di ogni su questo ragazzo di 20 anni e che è veramente stato l'acquisto più azzeccato forse della intera gestione Lotito. Peccato per questo infortunio. Sì, allora andiamo nello specifico, perché su questo infortunio rischieremo di essere approssimativi. Allora, l'infortunio di De Vrij è una distorsione alla capsula articolare del versante esterno del ginocchio senza interessamento dei legamenti o del menisco. È la cosa più importante, il che esclude l'intervento chirurgico. Quindi tempi di recupero, almeno per quanto riguarda De Vrij e il dottor chi era che ha fatto il comunicato, Lovatio, no, sì, o Salvatorio Lovatio, non l'ho letto, uno dei due, e i tempi di recupero hanno comunicato 7-15 giorni. E parliamo pure degli altri infortunati: Novaretti, che uscendo ha dato quella botta alla panchina e si è rotto, si è fratturato il quinto metacarpo. Mentre Parolo ha la frattura della decima costa e pure lui un mese di stop. Quindi questo era un po' il resoconto sugli infortunati di ieri. Bene, riprendiamo quindi. Avevi già dato il voto, sì, a De Vrij, Marco? 6 e mezzo. 6 e mezzo, ok. Vai Andrea. Ma io De Vrij direi non giudicabile. Il 6 politico, aveva iniziato bene. L'Empoli non è che aveva fatto chissà che per metterla alla prova, e poi purtroppo è successo questo, quindi niente, sei politico. Sei così. Io invece gli do un po' più di 6 e mezzo, perché almeno finché è stato in campo è sempre stato sicuro e autoritario, quindi per me è un 6 e mezzo. E il suo sostituto, Marco, Novaretti. Beh, un peccato per questa squalifica, perché comunque in questo progetto di crescita, in questo miglioramento della rosa, grazie a dovuto al mister Pioli, è riuscito a ritrovare, a motivare questo giocatore che avevamo un po' tutti criticato la scorsa stagione. Quindi forse nel momento in cui stava dimostrando tutto il suo valore è venuta questa squalifica, anche perché poi, visti gli infortunati, visto i giocatori in squalifica e i diffidati, quindi bisognava tener conto di Novaretti, era pronto per dare il suo contributo in questa fase concitata della stagione. Quindi peccato che ora venga questa squalifica, però in questo momento almeno io sono soddisfatto del contributo, seppur minimo, in questo momento che sta dando Novaretti.
Sì, anche perché poi la seconda ammonizione abbiamo vista tutti già dallo stadio, non sembrava c'era. esagerata, rivedendola poi a casa proprio chiaramente non c'era, perché